Fin dal mese di maggio di quest'anno abbiamo detto alla Federazione che se non c'erano delle situazioni ostative che andavano in contrasto con le norme ministeriali, regionali e anche attenendoci alle disposizioni comunali, noi c'eravamo, noi ci siamo. Questo spettacolo, questa continuità nella tradizione viene dovuta alla presenza massiccia dei piloti, gli attori principali della manifestazione, meccanici e quanti si prodigano in questo sport. Io penso che sarà un triste ricordo, ma fra qualche anno questo spettacolo di un tracciato senza pubblico rimanesse solo agli onori della storia. Noi vogliamo che su questo tracciato ancora ci devono essere e per sempre migliaia e migliaia e migliaia di sportivi per acclamare gli attori principali, sempre i piloti. La Monteri c'è una gara che ha fatto la storia dell'automobilismo siciliano e non solo. E poi gli organizzatori sono degli amici a cui non potevo dire di no, a cui va il mio applauso per aver preso una gara, direi forse quasi alla deriva, e a portarla al vertice dell'automobilismo nazionale e internazionale. Quindi il merito va a Giovanni Pellegrino, il presidente dell'Automobile Club di Trapani, a tutto il suo staff che lo collabora, a tutti gli sportivi della provincia di Trapani che gli stanno vicini per cercare di mantenere sempre in alto e a livelli che merita questa importante e splendida manifestazione.